Giochiamo contro Ristamsey. Questo è un po' più credibile, magari vediamo un attimo che... Sì, dai. Lampo 2280, quindi solido. Ristamsey Futdinov. Chiaramente... chiaramente russo, evidente. Zagara, grazie mille per il Prime. Alfiere F4, giochiamo C5, giochiamo la variante che abbiamo giocato a Romualdo, visto che ci ha fatto un video il buon Romualdo nel suo canale YouTube. Cioè io che ho giocato a Stalina e sembrava una cosa di una scienza incredibile. Smontato il London System con questa linea. Però sì. È una variante simpatica, sicuramente. Poi... ok, C3, C3 non deve essere un granché qua. Perché... Ok, posso mangiare, posso giocare sempre donna B6. Romualdo ha questa capacità... è molto... come si dice? Formale, molto bravo a gestire queste cose e mi fa sembrare una persona super seria. Quindi gli sono grato, quindi mi piace il modo che ha di dare un senso alle cagate che faccio. Comunque cavallo di 5 in realtà è una mossa seria. Comunque, se posso, chiudiamo la polemica tra me e il sottoscritto con con questa frase. Donna di 1. Donna di 1, ma ok, qua il nero c'ha la coppia degli alfieri, due pedoni centrali, vantaggio di sviluppo. È fantastico, no? Quindi andasse sempre così. Donna B6, attacchiamo B2, donna B3. Questa è la mossa di Venanzio. E qua non so, forse torno indietro. Mi sa che torno indietro. Con la coda fra le gambe. Però lo costringo a fare G3 qua, forse, che non è la top mossa. Giochiamo D6, alfiere E6, G6, alfiere G7. E abbiamo una partita di scacchi, almeno. Grande Venance. C'è tutta una storia dietro che non lo so. Alfiere C4, quindi G3 e poi alfiere C4. Però io faccio E6 e qua G3 non si può fare niente. Cioè non che senso ha? Non lo so, il bianco mi sta spiazzando continuamente, ma penso di avere un'ottima posizione qui. Cavallo 2, alfiere D7, mi raccomando, fischiettando qua. Questo è il dettaglio importante. Alfiere D7, va bene, una mossa di sviluppo che normale, no? Alfiere D7, farà arrocco qua, o cavallo D2. No, cavallo D2 è buona, quindi speriamo di no. Alfiere D3. Ok, la minaccia era ovviamente cavallo A5. Che prima probabilmente non vinceva perché c'aveva sto scacco. E quindi alfiere D7 è stata fatta per quel motivo lì. Però, possiamo spingere un pochino magari. E giocare comunque cavallo A5. Il cavallo in C6 non aveva troppe prospettive. E l'idea era, non so, provare a fare qualcosa di aggressivo, ma non si è rivelato un po' un buco nell'acqua questa cavallo A5. Vabbè. Mi mangia H7 come l'altro giorno. Non credo proprio che in questo caso vada bene. Quindi facciamo torre C8 qua. Arrocco corto. E qua. Non so.
Si può fare così. Magari fianchettare l'alfiere, va bene. Facciamo alfiere 7, un po' flessibili. L'alfiere può posizionarsi su questa diagonale anche in un secondo momento. Cavallo di 2. Ora arrocco non ci piace, perché per evidenti motivi perdiamo H7. E quindi... vediamo Zagara cosa aveva scritto. Davide Ferri, benvenuto. Forse ti avevo già ringraziato, ma ho la memoria a breve termine di Dori, praticamente. Giochiamo H6, va bene? Così possiamo arroccare, ma possiamo anche non arroccare. Giocare per G5, che ovviamente è quello che proveremo a fare. Perché di arroccare non gliene frega più una mazza a nessuno. Perché non cerchi di consolidare il centro che tanto è tuo? Allora, questa domanda mi spiazza un po', devo dire. Cosa significa? Zagara, purtroppo la penso come te. Cioè, consolidare il centro, non so cosa intendi, spingere i pedoni centrali? Perché più solido di così, cioè, così mi sta bene, no? Ho due pedoni centrali. E poi comunque il bianco, cioè, lo sta controllando benissimo con i pezzi, no? Non è che stia proprio giocando a caso lui. Cioè, è bello coordinato comunque a modo suo. Ok, grande Martina, sempre presente. Allora, ho un dubbio. Possiamo provare, ok, G5 è un suicidio, no? G5 si apre tutto e questo mi rimane qua. Se ce l'avessi qua, G5 ci starebbe, no? Però così... difficile. Real Werty. Oh, leggo la chat, penso. Quindi già ho 4 minuti contro 8. Fatemi pensare un attimo. Poi pensiamo alle domande anche. Questo, dai. Questo ha fatto il suo compito. Giochiamo cavallo C6 anche questa volta fischiettando. Perché qua una piccola minaccia ce l'abbiamo anche. Questa è la minaccia tipica da gambetto di donna rifiutato. Che naturalmente un giocatore del calibro di Ristam Seifutdinov vede all'istante. E... ok, D5, ora mi piace forse un po' di più, però cavallo F3, non lo so, vabbè, giochiamo D5, dai, così... Sì, ma ogni spin... Vedi, ad esempio, D5 ha indebolito la casa E5. Non è detto che avanzare i pedoni sia positivo, a prescindere. Quindi, non lo so, vedi, cavallo F3, magari adesso mi prende possesso di queste case centrali. Non è che la cosa arrivi... con solo aspetti positivi, ecco, giusto per concludere il discorso. Vabbè, arrocchiamo, dai, tanto G5 abbiamo capito che non la faremo mai. Arrocchiamo, mettiamoci così. Eccolo qua, cavallo D4, bello come il sole. A me piace la posizione del bianco adesso, non so cosa sia successo, devo aver giocato malino, ma mi piace la posizione del bianco. Ahimè. Sì, alfiere F6 anche, va bene. Però, siccome questo pedone che non c'è più indebolisce un po' questa diagonale, mi piace anche di qua.
Vabbè, ma è una questione tanto di gusti anche, secondo me. Vabbè, qua si può mangiare con tutto. Penso col pedone. Col pedone ci sta. Sì, proviamo a mangiare di pedone. Ora l'idea torre B8, alfiere C8, donna B6, alfiere A6. Secondo me rimanovrare così va bene. Però non ho ottenuto molto, potevo giocare meglio. Adesso mi devo anche velocizzare un attimo. B4 una buona mossa, forse. Forse. Non sono convinto. Giorgiov fa delle domande scomode. Qualcuno di forte. Pitosca è forte, eh? Pitosca è un buon giocatore. Alfiere B1. Urca. Alfiere B1 tosta. Arriva di qua. E vuol far male. Vabbè, io gli giocherò F5 con un'ignoranza mai vista, quindi prepariamoci, perché le cose divertenti stanno per arrivare. No, sto male qua, sto male, sto male, sto malissimo. Che fastidio. C'è una torre B8, devo mettermi tipo così, così, così. Ok, F5 la devo fare, purtroppo lascia una voragine in DC, in E5, però. Però vabbè, proveremo a rimanere solidi con questo alfiere 8, non so, un giorno. Posso sognare di fare un giro del genere, ma. Ok, ora il sogno potrebbe perfino avverarsi. Alfiere H5, ora minaccio questo. Questa piccola minaccia posizionale. Non so se abbia senso quello che sto dicendo. Perché anche 6 mi rimane sotto alla fine della fiera. Donna D3 per impedire alfiere F3 in un futuro. Vabbè, devo aprire anche sul lato di donna. C5. Eh sì, però l'alternativa era prendere matto in H7, quindi sì, preferivo rendere inutile l'alfiere delle case chiare. A5, proviamo ad aprire tutto e far succedere cose, perché altrimenti posizionalmente è. È orrenda sta roba per il nero. Sembra uno Stonewall. Io spero che qua impazzisca e giochi B5, qualcosa di questo tipo. Non so cosa siano, Luca S. Allora, io analisi 2 l'ho data a doppia cifra, eh? Quindi non sono. In doppia cifra no, ma abbiamo sfiorato la doppia cifra di tentativi ad analisi 2. Quindi no, non mi fiderei troppo del mio consiglio ad analisi 2. Ok, posso entrare qua? Proviamoci, vediamo cosa succede. Può salvare A? No. Oddio, forse minaccio, se fa A6 posso fare di nuovo così. Ragazzi, con sta struttura passare con l'alfiere in E4 è proprio il sogno di qualunque giocatore posizionale.
Donna C1. Ok, però donna C1, cavoli, mangio qua. Sarà forte sta roba. Forse non ha visto A3 sotto. Renews. Sembra un ottimo modo per impiegare il tempo. Ah, perché così prendo sto pacco qua. Vabbè, cambio tutto, no? Dai, cambiamo tutto, cambiamo le torri e ce n'ho uno in più. Ok, la posizione rimane un casino, ma ne ho uno in più. Come facciamo a lamentarci? Arrivava da qualcosa di indecoroso sta posizione. E ora 25 secondi. Questo è il problema principale. Alfiere C5. Proviamo a rimetterci in piedi. Forse alfiere di sera. Meglio. Facciamo alfiere 8 anche. Per evitare sorprese. Con cavallo C6. Però... no, ho un'altra idea. Voglio averla questa possibilità di giocare alfiere 2. Non so cosa fare. Questo è il problema. Questo è un problema grosso. Che se sapessi cosa fare, anche con poco tempo, va bene. Ok, F3, alfiere di 6 a caso. E alfiere 8 adesso è da fare. Però F3 si è indebolito anche. Minaccio anche ingressi di donna qua. Ci piace, no? Donna E3 alla prossima. Su praticamente qualunque sua mossa, tranne questa. Alfiere 8. Oh oh. Oh oh. No, 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 no. È successa una cosa che decisamente non doveva succedere. Cioè, lui che si apre sta diagonale. Ok, scacco re F8. Sono ancora in piedi, no? Magari fa donna F5. Se fa donna F5... Re F2, cosa fa qua? No, ma adesso ho chance di vincere davvero. Così? Ah no, sono un tempo indietro. Che sfiga. Dai, dammi scacco in B3. Dammi scacco in B3. No, ma è... Forse è patta questa, non so. Arca. Mi ha rubato del tempo qua, eh. Dai, rifammelo lo scacco in E4, non fare l'infame. No, un secondo e 6 è troppo poco qua. Purtroppo. Sì, vabbè. Bravo, 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 bravo. Mi ha fregato, mi ha fregato su una schifezza, cioè mi ha fregato per... una cosa brutta è successa, una cosa brutta. Ha speculato sulla mia premove. Ha speculato sulla mia premove. No, ma... Perché non mi fa tornare la partita? Eccola qua. No, ho speculato perché qua cosa succede? Che lui ripete e poi mi fa alfiere H7 che minaccia alfiere G8. Io gioco re D6 e lui invece che tornare qua, perché come prima io sto pseudo minacciando alfiere B3, fa alfiere G6 e su re D5 adesso c'è questa, no? Quindi su alfiere B3... Ah, però alfiere B3 mi fa re D3, C2, re D2,
E forse qua gioca per vincere il bianco. Non lo so. Gabriel, grazie mille per il Prime. Grande, grandi le pubblicità di Twitch.